Oggi presso il ristorante L'Anfora di Montemarcone, importante riunione di importanti esponenti politici regionali, in primis l'assessore Campitelli e l'assessore alla sanità Verì, oltre al direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael. Ci sono state, assessore Campitelli, delle importanti rassicurazioni per il nostro territorio che riguardano l'ospedale San Camillo dell'Ellis, vero? Sì, assolutamente sì. Noi piace parlare con i fatti. Abbiamo appena approvato in giunta lunedì la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid, che adesso presenteremo al Ministero, nel quale abbiamo individuato come strutture ospedaliere, quindi per questa emergenza Covid, il presidio ospedaliere di Chieti e quello di Atessa. Chieti ovviamente sarà potenziato con terapia intensiva e semi-intensiva, mentre Atessa credo che abbiamo avuto un risultato eccellente, quello di riconoscerlo come un punto di riferimento per la riabilitazione post-Covid su scala regionale, quindi un punto di riferimento per tutta la regione Abruzzo. Questo territorio sarà un punto di riferimento per tutta la regione Abruzzo. Atessa è stata una realtà, una di quelle più che si è dovuto più sacrificare in questa emergenza Covid, e quindi credo che sia stato giusto riconoscergli un ruolo importante come questo, quindi un centro di riabilitazione su scala regionale. Credo che sia in effetti per Atessa un ruolo importantissimo, quindi un centro di riferimento per tutta la regione Abruzzo, un fiore all'occhiello per il sistema sanitario regionale. Questo significa che noi abbiamo affrontato sì l'emergenza e quindi la pandemia, ma nello stesso tempo abbiamo voluto pensare anche alle persone che dopo essere state magari in terapia intensiva a causa del Covid vogliamo che possano tornare al più presto alla vita normale, e il punto di riferimento sarà questo territorio, sarà la provincia di Chieti con Atessa. Domani ci sarà, se non sono cambiati i programmi, una fiaccolata da parte del comitato spontaneo in difesa dell'ospedale, di alcune forze politiche. A questo punto li possiamo rassicurare, ci potete rassicurare? Ma a noi oltre, più che le fiaccolate, piace lavorare a pancia a terra e cercare di risolvere i problemi e cercare soprattutto di portare avanti progetti realizzabili. In passato qualcuno lo poteva fare e non l'ha fatto, quindi cerchiamo di portare a compimento quello che fino ad oggi non è stato fatto. Credo che siamo in questo primo anno di governo Marsiglio, abbiamo dato delle giuste risposte e soprattutto c'è un impegno da parte di tutta la giunta regionale, presidente Marsiglio, del direttore dell'ASE, il direttore Damario, di cercare di riportare nei giusti tempi quello che ad Atessa a causa del Covid temporaneamente è stato spostato. Quindi voglio dire, fiaccolate secondo me non hanno nessun valore, non hanno senso. Io preferisco più stare negli uffici e cercare di risolvere i problemi e riportare da Atessa quello che c'era, ma anzi direi che abbiamo fatto a questo punto anche di più. Atessa diventerà un punto di riferimento per tutta la regione Abruzzo, credo che sia un risultato importante al di là delle fiaccolate. Assessore Verì, abbiamo riproposto prima in diretta il suo intervento integrale, però diciamo per esigenze televisive ci può riassumere un po' in tempi più stretti quello che ha detto, soprattutto in riferimento a cosa diventerà l'ospedale di Atessa? Sì, questa sera abbiamo avuto un incontro con gli amministratori dove è stato presentato il nuovo progetto per quanto riguarda l'ospedale di Atessa. In seguito alla rete Covid abbiamo dato un'identità ben specifica a questo ospedale, che è l'aggiunta di 42 posti letto per la riabilitazione a livello pneumologico, perché come ben viene diagnosticato dopo, diciamo, la fase della pandemia e quindi dopo una diagnosi di Covid, ogni paziente ha bisogno di fare delle cure, di avere delle cure adeguate per quanto riguarda il problema pneumologico, sia respiratorio. A questa bella, grande, importante realtà, perché sarà un centro di riferimento regionale, va aggiunta la volontà di questa giunta, che già ha ben deliberato e votato in consiglio regionale la richiesta, quindi il riconoscimento
all'ospedale di Atessa come ospedale di zona disagiata, perché deve dare quei servizi, ossia o meglio ancora quell'assistenza a tutti questi comuni, questi paesi limitrofi che vivono in una distanza importante per ricevere ed avere le cure adeguate. Per cui sarà nostro compito, come già abbiamo fatto, ma come abbiamo inserito nella rete che andremo a chiudere a distanza di pochi mesi, un ospedale di zona disagiata. Il direttore Schell dava anche speranze per quanto riguarda l'attività chirurgica, però demandava, diciamo, la responsabilità definitiva alla politica, in sostanza. Una volta definite zona disagiata e quindi ospedale di zona disagiata, quelli che sono gli interventi sono ben definiti dai parametri organizzativi. Avremo un pronto soccorso H24 e quindi quella chirurgia elettiva che noi faremo. E per concludere ascoltiamo anche una voce del territorio, Enzo Pellegrini, consigliere comunale di Liberatessa, espressione locale anche della Lega, lo stesso partito politico degli assessori Veri e Campitelli presenti oggi qui a Montemarconi di Atessa, che sembrerebbero aver dato delle ampie rassicurazioni sul futuro dell'ospedale. Ma io credo di sì, è stato un lavoro importante che hanno svolto, che la Regione ha svolto, quindi io mi sento di ringraziare enormemente gli assessori del territorio della provincia di Chieti, cioè Nicola Campitelli, Mauro Febbo, ma anche tutti gli altri consiglieri regionali della provincia di Chieti che insieme all'assessore alla sanità Nicoletta Verì sono riusciti a costruire, a progettare un futuro per il nostro presidio. Come hanno detto loro prima, all'inizio avevamo anche ipotizzato qualcosa di molto più importante, che purtroppo abbiamo dovuto cambiare strategia, non per colpa né della Regione né di chiunque altro, ma per volontà del Ministero della Salute, che comunque ha deciso che alcuni interventi, e mi riferisco agli interventi di terapia intensiva e rianimazione, non possono essere fatti se non in ospedali di primo e di secondo livello. Però io credo che quest'altro progetto sia molto importante, a partire dal fatto, ed è stato spiegato benissimo, che finalmente anche a Roma si scrive la parola definitiva nel riconoscimento del nostro presidio, e quindi che possiamo parlare ancora di ospedale. Questo è il primo passo, e ciò che non era mai stato fatto prima, che tutte le chiacchiere che si sono state fatte e che vengono fatte, la precedente giunta regionale non ha mai ottemperato a ciò che il Ministero chiedeva per raggiungere questo obiettivo. Questa giunta lo ha fatto, lo ha messo e lo ha scritto nel documento fondamentale, cioè che è il DEF, che è diventata legge regionale quest'anno, quindi grazie a questa giunta, e che finalmente il Ministero ha dato l'ok, la proposta affermativa. Ma insieme a questo io credo che grazie agli investimenti fatti in questo periodo Covid, grazie alle scelte fatte, grazie ai sacrifici che la nostra collettività ha fatto nel dare una mano importantissima nella gestione della pandemia, ora abbiamo ottenuto qualche cosa che va molto oltre rispetto a ciò che era il dato di partenza ante Covid. Quindi avere un riconoscimento regionale del nostro presidio credo che sia un qualche cosa di fondamentale importanza, insieme a tutta un'altra serie di ampie possibilità che si aprono, che su cui si lavorerà intensamente e quotidianamente, che non è solamente il fatto di riportare ad Atessa ciò che era come era, ma riportare ad Atessa ciò che era in maniera totalmente migliorata, con investimenti adeguati sia in campo infrastrutturale, quindi diciamo edilizio, ma soprattutto in campo di attrezzature e personale specialistico, che sono queste le due novità importanti che vengono diciamo annunciate oggi dalla Giunta regionale, che noi del territorio ci prefiggiamo di lavorare insieme, a fianco, e di essere da pungolo a tutta la Giunta regionale affinché questo progetto venga definitivamente azzerato.
realizzato, chiedo scusa. Ultima cosa che voglio dire, questo adesso è il momento di lasciar da parte demagogie, visibilità, ricerca di visibilità e quant'altro per lavorare su questo progetto, che è il progetto che è fattibile, realizzabile e che non stiamo vendendo sogni che non possono essere realizzabili. Quindi chiedo a tutti quanti i cittadini, al territorio, a tutti gli amministratori di unirsi in questo momento per il definitivo rilancio del nostro presidio ospedaliero.